Allora, finalmente è arrivato il giorno. Poca voce. Dio, stiamo andando dal meccanico. Finalmente apriamo sto cacchio di motore, apriamo sotto. Però ci sono anch'io, lo guardo, lo facciamo insieme, perché come vi ho detto, ragazzi, qua non ci si può affidare di nessuno. Questa volta qua sembra la volta buona, perché il bro lo facciamo insieme, quindi lo guardiamo insieme e non mi possono più fottere, quindi andiamo in officina. Vai. Vai più indietro, bro. Che mi sembra buono. Secondo me non è centrato. Vai più indietro. Sì, da qua si vede meglio. Alza? Sì, alza. Adesso l'hai preso. Stai alzando, bro. Che dici? E cavalletti li metto sempre lì. Aspetta, manda ancora più indietro quello di prima a destra. Così. Ecco, vai, prova così. No. Secondo me sì. Basta. Ah, ora è sui cavalletti. Allora, abbiamo messo il nonno sui cavalletti. Comunque, raga, sono contento perché finalmente si sta facendo un lavoro fatto bene. Anche solo capire il problema, però ci sono io, lo faccio con Marco, col meccanico e guardo. E questo è quello che volevo fare, così almeno vediamo un po'. Il nonno sui cavalletti, bro. Sto capo lo levo in modo che lo posso levare con la mano. Ecco, tipo ora. Questo lo sfili e tu fa così e io ci devo filare con la mano sopra. Aspetta. Basta mica schittare un po' di sotto, ma dopo. Vabbè, tanto di qui, male male. Speriamo un vada di fuori. Abbiamo levato l'olio, che non è ferroso, abbiamo guardato. Quindi, per ora va bene. King. Non mi tocca mai. Mi tocca sempre dovetti finiti, no? Ma perché lasci il sudicio per terra o perché ti sporchi tu? E tutti e due. Bravo. King. Da qua si vede meglio. Ce n'ho una qui e è fatto.
però se vuoi venire a giacere sotto. E queste sono le bronzine, yeah! E adesso arrosticini. Serve il parere del tecnico, no? Dio madonna. Aspettiamo. Allora, questa è la coppa, l'ha smontata Marco. L'olio va bene, non c'è smeriglio. È già una buona storia. Adesso viene il meccanico. Già un king che ci ha lasciato fare il lavoro a noi e ci ha fatto risparmiare un botto di soldi. Ci controlla le bronzine e poi vediamo, bro. Dai. Allora, bro. E niente. Non è da buttare. No, no, dai, di la verità. È andata bene, hai dai, fatto un ottimo lavoro. Ci siamo levati un bel peso. Abbiamo salvato l'albero. Che non ha niente, fortunatamente. Il branzino si mangia in mare, le bronzine costano 40 euro. Vabbè. Abbiamo ordinato e domani arrivano. Poi abbiamo risparmiato un po' di soldi. Eh sì. Però adesso compriamo il preistostato per freni che ci hanno paccato in 2 o 3. Ricordiamo, andate tutti da Auto 3 Firenze. Sì, esatto, andate dal bro. Olio buono. Esatto. Come olio cuore, mangia bene per sentirsi in forma. Comunque nell'olio non c'è niente pulito, vero? Olio pulitissimo. Riandiamo le branzine, filtriamo l'olio perché l'abbiamo pagato, lo rimettiamo. Freno a mano e si parte. E si parte, bro. Rock. Prima la mascherina, io dico anche ragione. Boh. Abbiamo preso le bronzine. Grande. Filtro dell'olio. Tutto 50 euro. 50 euro, prezzo sconto Calimero. Grande. Perché noi abbiamo gli sconti, bro. Certo, siamo alieni. Andiamo a montare nel nonno adesso. Rock. Rock. 2 patate, 2 pomodorini, 2 olive, montiamo le branzine. Vai. Allora, siccome siamo dei signori, cosa abbiamo fatto oggi? Facciamo il lavoro fatto bene. Abbiamo preso anche le branzine di banco. Di banco. Giusto. Giusto. Quindi okay, andiamo a montare, ce ne facciamo avanzare tutto. 2, ci facciamo il retrovisore, lo esatto, mettiamo come portafortuna. Quindi facciamo un bel lavoro, 24 ore pure stavolta, tanto ragazzi abbiamo aspettato tutti insieme. Siamo stati dal nostro amico Beppe Cricchetto, anche, che salutiamo, che è il suo responsabile della CEG, ci ha dato un contatto importantissimo a Brescia dove trovano tutti i pezzi di ricambio. Questa è la parte 1, vedrete i lavori, ma già l'avete visto perché questa è la fine del video. Se volete una litio, 53% quello, off. Perfetto, noi stasera mettiamo la vodka nell'anguria. Anguria proveniente da Costa Rica. Yeah. Angurina. E adesso fallo che ormai ho imparato. Signori, è il mio momento. Rock.